Ringrazio tutti della vostra presenza. Oggi ricordiamo il poeta Francesco Gaeta con una mostra inedita. Per l'occasione ospitata in questo prestigioso circolo lucano, a cui vanno i nostri ringraziamenti. In sala, le nipoti del poeta, le professoresse Pina Savarese e Susi Savarese, che conservano e tramandano la memoria di Francesco Gaeta, anche attraverso l'associazione culturale Francesco e Tommaso Gaeta, di cui ne reggono i vertici. Intervengono con precise ed illuminate parole il professor Aldo De Gioia, qui a cui recentemente è stata conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la medaglia e la targa per la cultura, quale benemerito, in una solenne cerimonia. A questo un applauso. Ancora il piacere di avere con noi il professor Ugo Piscopo, altra eccellenza della cultura italiana. Io sono Bruno Aimone, giornalista storico, critico d'arte, consulente europeo per la comunicazione e gli eventi culturali, curatore della mostra con il professor De Gioia. La lettura delle poesie è a cura di Aldo Spina, insigne poeta, e gli interventi musicali sono della maestra Susi Savarese. Un ringraziamento va anche ad Alberto Luciano, che ha il merito di aver allestito e messo in opera le bacheche espositive. Si ringrazia inoltre la professoressa Diana Kahneman per le traduzioni dal tedesco. Per Napoli, colpevole di clamorose dimenticanze, Basilio Puoti, Francesco Gaeta stesso, Giambattista Basile ed altri, e perfino incapaci di custodire bene le spoglie di chi fu qui sepolto, Leopardi e Paisiello soprattutto, può sembrare una specie di primato. Non lo è. Non lo è per il semplice motivo che, da un'attenta analisi delle occasioni mancate, ci accorgiamo che nulla è stato fatto per la figura, il pensiero e l'opera di Francesco Gaeta. E ci accorgiamo che parte di quel poco fatto è dovuto all'iniziativa privata, la quale, sollecitata sovente, senza nessun risultato, all'ufficialità, ovvero all'istituzione della cultura ufficiale, ha trovato sempre un forte e solo diniego. La verità, a parte le considerazioni sulla insensibilità della classe politica di fronte alle reali esigenze della cultura, è che per Francesco Gaeta quella revisione critica che dovrebbe consentire non solo di approfondirne e attualizzarne il pensiero, ma che sarebbe necessaria per un'incisiva collocazione delle sue opere nel panorama letterario italiano, manca. Gaeta è poeta e letterato napoletano, uno dei pochi scrittori nostri che abbiano mostrato vero ingegno poetico, cesellatore del verso e psicologo acuto, collaborò alle maggiori riviste letterarie, fu redattore della Tribuna, nella quale scrisse notevolissimi articoli. La sua produzione poetica è degna di molta attenzione, sonetti voluttuosi ed altre poesie, poesie d'amore liriche sparse. Le sue novelle gioconde suscitarono molte discussioni, specie perché scritte in una lingua ed una forma personalissime. Nell'ambito della corrispondenza di Francesco Gaeta, conservata dalle nipoti Savarese ed enucleate ripercorrendo le raccolte epistolari di personaggi più o meno noti dell'intellettualità napoletana, si riscontrano alcuni nuclei di maggior consistenza ed omogeneità, la cui articolazione è ben documentata. I nuclei consentono l'aggregarsi di dati intorno a tematiche ben definite, l'una filosofica, l'altra più spiccatamente letteraria, e suggeriscono una lettura circostanziata di vicende e situazioni nel periodo da noi preso in esame ed evidenziato in questa mostra. L'analisi di questo materiale esposto permette di verificare quali forme viene assumendo la comunicazione fra Gaeta e i suoi corrispondenti, D'Annunzio, Croce, Pratolini, Maturi, quale senso essa riesca ad acquisire. Dalla lettura del carteggio Gaeta emerge con chiarezza un aspetto della cultura dialogica dei primi anni del Novecento. Prendendo in esame la corrispondenza Croce-Gaeta, notiamo uno stretto spazio di una comunicazione a due,
insistentemente richiesta dallo stesso Gaeta, per il quale qualsiasi interferenza esterna si risolve in fonte di inquietudini e malessere. In questo ambito la prosa epistolare diviene, da parte di Gaeta, ricca di sollecitazioni, tesa a manifestare l'assenso di senso dalle posizioni crociane. Il suo procedimento di definizione di se stesso, di analisi delle ragioni della propria identità attraverso il rapporto con l'altro, fornisce a Croce la possibilità di utilizzare un osservatorio privilegiato sulla condizione umana e intellettuale del poeta, consentendo al critico di appropriarsi senza mediazioni degli elementi essenziali per la sua immagine. La sua produzione poetico-letteraria fu vasta e pregevole. Amico, collaboratore e frequentatore di Casa Croce, Don Benedetto lo aveva nella massima stima e considerazione, tanto da affidargli, fra le tante cose, oggi si direbbe il lancio di Salvatore Di Giacomo. Lo stesso Croce ricorda di aver conosciuto Francesco Gaeta nel 1904, presentatogli da Floriano del Secolo. I due amici, insieme con Alfredo Catapano e Manara Valgimigli, avevano in comune quella singolare esperienza della rivista napoletana I Mattaccini, periodico letterario uscito nel 1901 e diretto da Gaeta, nel quale sarebbero stati anticipati alcuni dei temi dominanti delle riviste fiorentine. Il giovane Gaeta, giornalista e poeta di grandi speranze, inizia con Croce un rapporto assiduo ed intenso, come documentano già le prime lettere inviate in quel periodo da Croce stesso e pubblicate sempre da Croce e così commentate. Sono alquanto agghindate, ma c'è già tutto di lui, col suo sentimento del mondo. Passerei la parola al professor Aldo De Gioia, che adesso inquadrerà la figura di Gaeta nel periodo storico che va dall'inizio del Novecento ai primissimi anni del fascismo, tenendo presente che Francesco Gaeta è stato un'antemarcia. Antemarcia vuol dire quel movimento che precedette di 3 anni la marcia su Roma. Quindi antemarcia è datato 1919 inizio, poi diventa un sansepolcrista del 1919 fino a convergere poi nel Partito Fascista del 1922. Gaeta si attestò sulle frequenze d'onda di Aurelio Padovani, cioè la massima espressione del ventennio fascista che noi avevamo a Napoli, il capitano dei bersaglieri pluridecorato Aurelio Padovani, che come ricorderemo poi perì in un incidente tra virgolette perché cadde dal suo balcone a Santa Lucia. Quindi passo la parola al professor De Gioia, grazie. Gaeta era di Casa Croce, era intimo di Don Benedetto e tale era la stima del Croce che Gaeta riuscì a fare tante cose di pregio in nome e per conto del filosofo. Una di queste nel 1907 molto importante curò il glossario di poesie ed era la prima raccolta completa dei versi di Giacomiani, peraltro curata per le note dallo stesso Croce. Poi, fatto veramente importante per l'epoca, nel 1908 il filologo tedesco Karl Vossler, intimo amico del Croce, pubblicò in Germania Salvatore di Giacomo, e in tedesco che la traduzione è Salvatore di Giacomo, un poeta popolare napoletano in versi, pittura e musica, che contiene un saggio introduttivo, la traduzione di 11 poesie, e Francesco Gaeta ne cura la traduzione e redige gli articoli in tedesco, che per l'occasione usciranno in Germania. Ed ancora nel 1916, sempre con Croce, per i tipi di Ricciardi, rivede e cura per Di Giacomo canzone e ariette nove e dà consigli a Don Benedetto in questa lettera, una delle tantissime della fitta corrispondenza fra i due amici. È particolare, così dice: vi restituisco, rifacendosi a Don Benedetto, il materiale di Giacomiano, consigliando per le poesie rimessemi
la disposizione come d'accluso. Se altri ne vengono fuori, possono spargersi tra il primo e il secondo gruppo, ben equilibrando sia numericamente che come intensità artistica e badando sempre ad alternare tre o quattro canzoni con qualche arietta o canzone arietta. Quindi vediamo che il Gaeta riesce a dare consigli al suo maestro. Ma la conoscenza dei due, che poi porterà l'amicizia alla collaborazione con Croce e Di Giacomo, risale a tanti anni prima. Ed esattamente il 24 gennaio del 1900, al Teatro San Ferdinando di Napoli, fu rappresentato il dramma del Di Giacomo Omese Mariano, un atto in dialetto napoletano. Roberto Bracco ne scrisse la recensione sul Corriere di Napoli. Il giorno dopo, osservando che Omese Mariano era stato direttamente concepito, dimenticando che il dramma derivava dalla novella senza vederlo, Francesco Gaeta, presente alla prima, ricorda la serata, come la ricorda, con queste parole. In una lontana sera d'inverno, gli intellettuali di Napoli irruppero inaspettati nella sala di San Ferdinando. Tempo addietro si era dato sulle stesse scene a San Francesco, del Di Giacomo stesso, ma stavolta il poeta intendeva non solo convocarci ad un'ambita premiere, ma nominarci ostetrici del nuovo teatro dialettale napoletano, di cui facevo il promotore e l'iniziatore. Quindi, come abbiamo visto, la corrispondenza di Croce con Gaeta, pur conservando la forma di dialogo tra maestro ed allievo, è di tono decisamente confidenziale fin dall'inizio. L'attenzione benevola di Croce per la produzione letteraria dell'amico è evidente già nel saggio a lui dedicato nel 1906 e rispecchia la profonda consonanza umana ed intellettuale esistente tra i due, ma non impedisce di cogliere la diversità del poeta, che in più di un'occasione si dichiara mistico e panteista. La corrispondenza con Francesco Gaeta, inoltre, offre a Croce spunti sia umani che culturali, strumento di una ricostruzione critica che sa mettere in luce il profilo poetico dell'amico. Una cosa molto toccante è questa: nell'archivio Croce è conservata una lettera del 13 aprile 1907 con la quale Gaeta informa Croce di non poter recarsi da lui, poiché la madre è ammalata, e si ripromette di andare da lui in settimana. Incalce alla lettera poche parole di mano di Croce. Due giorni dopo, morta la madre, si tolse la vita. Ecco la considerazione finale. Come abbiamo detto, il Gaeta finì suicida, e apriamo una parentesi che poi la elaborerà meglio di me il professor De Gioia per quanto riguarda i dubbi che lasciano ancora a distanza di tanti anni quelle faccende. Cosa dire d'altro? Qualche altra nota biografica, perché prima ho sentito che insomma non era stato ancora chiaro identificare biograficamente il Gaeta. Nacque in Napoli da Nicola e Vincenza Troncone il 27 luglio del 1879 e morì suicida nel 1927 nella sua Napoli. Sensibile e precoce, ancora bambino, si dette a studiare il latino e l'astrologia. A 16 anni aveva già pubblicato la sua prima raccolta di versi. Amava definirsi anche nella maturità autodidatta, perché non riuscì a completare gli studi, fermandosi al secondo anno di lettere. A 22 anni, nel 1901, fondò un giornale, I Mattaccini, a quale collaborò anche Gabriele D'Annunzio. Poi, nell'aprile del 1902, passò a Leonardo, ma gli indirizzi editoriali erano alquanto diversi dai suoi, tesi più al pragmatismo, mentre Gaeta tendeva al misticismo. In seguito si ritirò da ogni gruppo e scuola, continuando a scrivere su molte riviste e quotidiani apparentemente estranei a qualsiasi movimento e bottone. Visse in solitudine, dedicando tutto se stesso agli studi, da eremita del XX secolo, come egli stesso diceva.
E proprio in quegli anni si formò una vastissima cultura. Nei suoi scritti si notano citazioni greche, latine, sanscrite, francesi, spagnole, inglesi e tedesche. Alcuni suoi scritti sono in lingua francese o tedesca. Il tedesco poi lo imparò in soli 3 mesi. Fra i suoi interessi erano anche gli studi di economia e ragioneria, perché egli diceva: niente è estraneo alla poesia. La sua produzione poetica letteraria fu vasta e pregevole. Beh, lascio la parola al professor De Gioia. Non voglio dilungarmi perché il tempo stringe. Grazie.